La prima di mister Andrea Natali sulla panchina del Miano va in scena in quel di Morrodoro, la squadra di casa orfana dello squalificato per un mese. Mister Bizzarri ha sulla panchina Gianni Di Marco, non vive un felice momento di forma. Pronti via subito il Morrese Doc, Mario Fossemò approfitta di uno scivolone della retroguardia di casa e viene ipnotizzato da Berardinelli che compie un miracolo. Risponde la squadra di casa con un destro del capitano Di Giacinto fuori di un metro abbondante. Cross di Barrafante per Alessandro Bizzarri, colpo di testa non preciso. Si riaffaccia attorno alla mezz'ora il Miano dalle parti di Berardinelli. Fossemo per Di Carlo a metà il tentativo del numero 6 biancorosso tra un tiro e un cross. Al 38esimo pasticcio difensivo del Miano, Giglio va a contendere il pallone al suo portiere Merlini, graziato da Mario Bizzarri. 41esimo, Miano in vantaggio, pennellata di Samuel Ruggeri per la testa del 2001 Nicolò Gardini. Stacca benissimo il numero 9 biancorosso, Miano in vantaggio, quarto gol stagionale per il 18enne. Inizia la ripresa, prova a prendere la squadra in mano capitano Di Giacinto, serve palla a Bizzarri Alessandro, bene Merlini, malissimo invece Flori che consegna un cioccolatino sui piedi di Fossemo, questa volta tutto facile per lui, saltato Berardinelli e gol del 2-0, non esulta per rispetto alla sua città e alla sua ex squadra. Ancora scatenato Fossemo, fa partire Samuel Ruggeri per Gardini, in scioltezza adesso il Miano, si allunga di poco la traiettoria. Risponde tramortito il Morrodoro con una punizione di Aureli, poi nel neo entrato Luca e Torre prova a suonare la carica, buona palla al centro, nessuno accorre, poi ancora capitano Di Giacinto che si guadagna un calcio di rigore che può riaprire la sfida sul dischetto, lo specialista Mario Bizzarri, gol nono, centro per Mario Bizzarri in questo campionato, sfida ora riaperta, gran palla di Forcellese per Mario Bizzarri, miracoloso Merlini che salva il risultato, ne combinano di ogni colore i difensori morresi, non ne approfitta, 5 dal termine Gardini, siamo a ridosso il 90esimo, cambio gioco di Giacinto, bello scambio tra Forcellese e Foglia, il cross di Forcellese troppo lungo per Bizzarri, benissimo Mattia Juvalò, ne è entrato in casa Miano che fa partire un contropiede per Di Carlo, respinge Berardinelli, raccoglie la respinta lo stesso Juvalò e gol del 3-1, va a abbracciare mister Natali, il giovane classe 2000 Mattia Juvalò, ex Alba Adriatica, che chiude la sfida. Il Miano espugna Morrodoro, inizia nel migliore dei modi l'avventura di Andrea Natali sulla panchina del Miano.